Con Mister Dosseno andiamo a presentare la partita di domenica. Ravenna che torna in campo dopo queste due sconfitte, maturate in maniera diversa l'una dall'altra, andrà a affrontare una squadra impegnata nella lotta per salvarsi. Come il progresso? A mente fredda, come hai analizzato? Hai riguardato la partita contro la Sammarese? Perché col Carpine abbiamo già ampiamente parlato, sei stato comunque soddisfatto della prestazione dei tuoi, mentre invece dopo San Mauro sei sembrato molto, molto arrabbiato. Sì, perché l'impressione che avevo avuto in campo poi l'ho riavuto guardando la partita. L'abbiamo analizzata bene con i ragazzi. Quello che adesso voglio è che mettiamo una pietra sopra. È stata l'unica partita durante l'anno dove non sono stati i miei ragazzi. Ho puntato molto sotto l'aspetto psicologico, che non voglio mai più rivedere la mia squadra e con quell'atteggiamento. Non so perché, se è figlia del risultato col Carpi o delle ultime partite della stanchezza, non mi interessa. I ragazzi già nell'allenamento di questi due allenamenti mi sono piaciuti, hanno capito dove siamo mancati. Sappiamo che il progresso è una partita difficile perché è una squadra che comunque pur magari con non una qualità eccelsa, però fa del dinamismo, della cattiveria, della grinta le sue armi migliori. Quindi ci aspetta una partita grintosa, una partita maschia. Ecco, chiedo soprattutto ai miei ragazzi, ho chiesto soprattutto ai miei ragazzi che sotto l'aspetto della grinta, della voglia, del dinamismo, di metterci sicuramente la stessa quantità che ce la metterà il progresso. Poi dopo tutto quello che siamo in più noi verrà fuori, ma se manca quello, succede che contro la Sammaurese, che in 40 punti in meno di noi, in 10 contro 11 riescono a ribaltare la partita. Quello non è concepibile. Ecco, un po' l'hai già anticipato, è la prima volta che Ravenna torna in campo dopo due partite di fila dove fa 0 punti. Quali sono le chiavi appunto per invertire subito questo piccolo trend negativo? Spero che non eravamo noi, quindi che torni la routine di prima, che torni una Ravenna che abbia voglia di imporre, che abbia voglia di divertirsi, che abbia voglia di stupire, che abbia voglia di fare tanto più rispetto all'avversario, perché l'episodio ci può stare a sfavore, ma se produci molto di più, alla fine è una diretta conseguenza che la prestazione, la vittoria la porti a casa. L'abbiamo fatto per tantissime volte quest'anno, non deve continuare ad essere il nostro punto di forza, la voglia di sacrificarsi, la voglia di andare sempre più forte degli altri, la voglia di non guardarsi mai indietro o di andare in campo con la testa pesante. Perché nel momento in cui vai in campo con il pensiero di sbagliare è il momento che sbagli, mentre invece noi dobbiamo andare avanti sapendo che sarà dura, dobbiamo andare in campo sapendo che sarà dura, dovendo andare avanti facendo molto di più rispetto all'avversario, anche se magari sulla carta non è blasonato come le ultime due squadre. All'andata, progresso, finì 1-1, una partita decisamente ostica con una squadra molto chiusa. Ci aspettiamo una partita analoga domani al Benelli? Più o meno sì, anche se rispetto all'andata hanno cambiato l'allenatore, e la cosa strana di questa squadra è che ha fatto la maggior parte, penso l'80% dei suoi punti in casa e il 20% dei suoi punti fuori casa, quindi c'è una grande differenza. Però quando vai a affrontare il Ravenna, quando vai a affrontare le squadre alte, magari in uno stadio su di categoria rispetto a quelle che magari possono essere altre realtà, vai anche magari a trovare delle forze che in altre partite non metti. Quindi sicuramente mi aspetto la stessa squadra che ho visto a dicembre a Progresso. Capitolo giocatore a disposizione, perdiamo Cali per squalifica e recuperiamo qualcuno degli infortunati in difesa, siamo ancora diciamo in emergenza.
siamo ancora al reparto in emergenza, credo che si protrarrà ancora per qualche settimana questa emergenza, quindi andiamo avanti con tutti gli altri elementi che ho, quindi non, ma quello non deve diventare un alibi, assolutamente, dobbiamo, se siamo noi, se siamo quelli che hanno fatto per 70 minuti col Carpi la partita, non dobbiamo temere nessuno. Se siamo quelli di San Mauro, invece ci saranno gravi ripercussioni su di loro perché non lo accetterò mai. Un'ultima domanda sul progresso, abbiamo detto che ci aspettiamo una squadra comunque chiusa, che cercherà più che altro di difendersi, chiaramente per noi sarebbe comodo cercare di portarci in vantaggio subito, qualora non dovesse accadere non si rischia di ripercorrere un film già visto, magari anche per esempio dopo il pareggio con la San Mauregio e in altre occasioni dove squadre tutte dietro la linea del pallone, poi ci mettono un po' in difficoltà nel trovare spazi. Sì, è vero, un film già visto, ma ripeto, se siamo noi, non, se siamo la squadra che conosco, non ho nessun pensiero, nessun timore. È l'atteggiamento. Dopo, logicamente, una squadra potrà venire qua a cercare di difendersi, quindi sappiamo che potremo esporci al contropiede o all'episodio sporadico, e quindi quello dobbiamo cercare di togliere anche quello. Però se nel momento in cui non abbiamo il pallone cerchiamo di recuperare in 8 giocatori immediatamente il pallone, sicuramente la squadra avversaria avrà vita dura. Dobbiamo rendergli la vita più difficile possibile quando non abbiamo il pallone. Quando abbiamo il pallone dobbiamo cercare di certe volte avere della pazienza e certe volte capire quando è il momento giusto che ti concedono il buco, lo spazio per andare a far male. E lì ci deve essere la scintilla, il fulmine che uccide l'avversario.